Quindi la cattedrale vecchia di Coimbra è considerata una delle testimonianze più significative dell'architettura romanica portoghese. L'esterno fortificato, le merlature in alto e le strette finestre interiori, quasi delle feritoie, rivelano quanto fosse incombente la minaccia dei Mori quando la cattedrale fu costruita. Gli edifici sono stati palesemente edificati come strutture difensive. Si notino in particolare il portale e la facciata principali. La chiesa fu finanziata dal primo re del Portogallo, Alfonso Henriques, nel XIII secolo. L'alta navata della